Buongiorno a tutti, cari colleghi, cari amici, cari fratelli. Prima di tutto voglio dirvi che lo sciopero della fame e la perdita di mia mamma nel solito periodo è stata molto dura. Ecco perché vengo solo oggi a farvi questo video. Prima di tutto voglio ringraziare anche tutti i migliaia di persone che in qualsiasi modo, messaggi, telegrammi, mi sono stati vicino alla morte di mia mamma. Ora vi spiego lo sciopero della fame perché è stato fatto, forse qualcuno non ha ancora capito il motivo perché è stato smesso. Allora, lo sciopero della fame è stato fatto da me dopo il giorno 15, alla sera, quando non ci siamo trovati d'accordo con l'amministrazione per la ridistribuzione dei soldi, dei fondi. I fondi che venivano dall'atto di governo 394, che poi il giorno 24 si è tramutato in decreto della modifica del riordino delle carriere della 217, del 217 del 139. Cosa dirvi, cari colleghi? Allora, il giorno 15 noi eravamo a discutere su un documento il quale gli altri sindacati avevano già sottoscritto un accordo con l'amministrazione della ridistribuzione di questi fondi, 103 milioni di euro. Vorrei ricordare anche che questi soldi non sono soldi del contratto di lavoro, ma bensì sono soldi diversi dati dal lavoro svolto dalle forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco. Quindi un lavoro che rende rischiosa la vita per difendere lo Stato internamente ed esternamente e la sicurezza del cittadino, ben lontano da tutti gli impiegati, compresi gli impiegati dei vigili del fuoco, compresi in particolare. Anche se questi rivendicano di andare sul terremoto, bene, i nostri colleghi, come tutti gli altri impiegati, comprese le forze dell'ordine e le forze armate, quando vanno in zone terremotate, alluvionate, dove vanno? Vanno in zone messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Quindi località, posti che i vigili del fuoco hanno dichiarato idonee e quindi sicure. Ma prima di andare nelle zone sicure ci è andato i vigili del fuoco a metterle sicure, quindi non spetta a nessun altro che i vigili del fuoco. Ebbene, i colleghi impiegati andranno a prendere una quota parte di questi soldi, questi 103 milioni. Bene, noi non eravamo contrari a dare questi soldi, eravamo a dire che questi soldi li dovevano dare prima ai vigili del fuoco che rischia la vita, sino a quando non sono equiparati alle altre forze di polizia. In particolare parliamo di polizia di Stato. Questo il CONAPO non lo chiede da oggi, lo chiede da sempre, da una vita. È nato per equiparare i vigili del fuoco alle altre forze di polizia. Lo strano è che gli altri sindacati, che sono al tavolo delle trattative, per la maggiore hanno sottoscritto questo documento, compresi i sindacati, i dirigenti e direttivi, questo documento di dare una parte di questi soldi agli impiegati. Noi faremo le nostre battaglie perché questi soldi non è giusto che vengano dati a loro, punto. Sino a quando i vigili del fuoco non sono equiparati alle altre forze di polizia. Per quanto riguarda lo sciopero della fame, noi io sono entrato in sciopero della fame, il CONAPO è entrato in protesta. Perché? E abbiamo chiesto a tutti i sindacati, nessuno escluso, di scendere in protesta con noi, non per togliere ma per ai sindacati, agli impiegati, ma per dire che gli impiegati prendono i soldi come tutti gli altri quando, sino a quando i vigili del fuoco non sono equiparati. Ma la cosa fondamentale è stata quella di scendere in piazza per chiedere i soldi mancanti, 60-70 milioni di euro, al governo per equiparare quantomeno in 2 punti l'indennità di rischio e l'assegno di funzione con le altre forze di polizia, con la Polizia di Stato. Quindi nessun sindacato,
Nessun sindacalista ha avuto le palle, il coraggio, la volontà di venire in un certo senso a chiedere questo al governo. Qualcuno potrebbe dire, quindi lo anticipo, che cavolo hanno fatto, tanto doveva essere in finanziaria. Scusate, ma in questi giorni non hanno fatto una manovra bis? Se questi signori che voi ci pagate la tessera per la maggiore venivano là, il vostro assegno di funzione, la vostra indennità di rischio, che in polizia viene presa superiore a noi, e quindi non ci saremmo dimenticati neanche del vigile che ha 6 mesi di servizio. Perché qualcuno ha detto che noi lasciamo indietro i vigili appena entrati. No, andate a vedere che con la nostra scelta di essere equiparati alla Polizia di Stato, a nessun altro solito ministero, nessuno sarebbe rimasto indietro. Questo è fare gli interessi dei vigili del fuoco? Mi sono preso alcuni appunti. Quindi, Brizio Antonio è iniziato lo sciopero il 15 sera e l'ha terminato nonostante sono andato in ospedale, io non ho mangiato, il giorno 24, con 10 giorni, che vedete nell'impressione, 10 giorni di sciopero della fame. Il 24 è stato firmato il decreto. Quindi era inutile continuare lo sciopero della fame, anzi, io avrei dovuto finirlo il 23, perché il decreto doveva essere firmato il 23. È stato firmato il 24? Boh, forse scadeva, forse avevano paura che morivo, questo non lo so. L'unica cosa è che durante il G7, durante, come si chiama, Trump a Roma, a Taormina, hanno sottoscritto questo decreto. O scadeva o avevano paura che morissi. La cosa sta di fatto che quelli che paghiamo la tessera per la maggiore, questi signori non hanno fatto niente, 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 niente per salvare il culo a chi rischia la vita. Pomezia nell'esempio, la gente che le esplosioni che sono state, ne sono l'esempio. Non è che siamo partiti da ora. Questi signori da una vita nonostante qualcuno rappresenta e si vanta e si loda di rappresentare anche altre forze come la penitenziaria e prima la forestale, nessuno, dico, ha sceso in piazza in tutti questi anni per avere l'equiparazione economica agli altri corpi dello Stato, in particolare, ripeto, non finirò mai la Polizia di Stato. Noi vogliamo essere uguali in tutto alla Polizia di Stato, meno che noi facciamo i pompieri e loro fanno i poliziotti. Se un giorno forse lo Stato gli serviremo, anche noi andremo a fare i poliziotti e anche loro verranno a fare i pompieri. Oggi noi siamo i pompieri e loro sono poliziotti. Punto. Le norme, noi siamo agenti di pubblica sicurezza, non ce lo dimentichiamo, anche se nessuno al Ministero si preoccupa di insegnarcelo. Abbiamo gli esempi di Torino di ieri l'altro. Abbiamo 1.000 esempi dov'è che i vigili del fuoco sono carenti, dove manca personale. Dove i vigili del fuoco potrebbero impedire o a quantomeno ridurre il rischio in Italia. Cari colleghi, forza Conapo, non dimenticatevi, e lo sciopero della fame, ribadisco, l'ho smesso solo dopo che è stato firmato il decreto dal Consiglio dei Ministri. Prima che mi sono sentito male, mia madre che era in piedi di morire, che poi purtroppo è morta, non ho abbandonato lo sciopero della fame, mi sono sentito male, sono dimagrito quasi 10 kg. Questo è l'importante, che sappiate che solo il CONAPO, solo, ripeto, il CONAPO, che ha saputo a tutti i livelli stare vicino ai vigili del fuoco. Non ci dimentichiamo la protesta che è stata fatta in tutte le province italiane, che io voglio ringraziarli. Voglio ringraziare tutti, nessuno escluso, a partire dalla segreteria, alle segreterie provinciali, a quelle regionali, a quella nazionale, alla segreteria generale, che mi sono stati vicino in questo periodo. Quello che ha fatto queste organizzazioni, queste segreterie, è documentato dal fatto che siamo quasi 4.000. Qualcuno mi dice: ma tu sei a caccia di tessere? No, quelle non sono tessere, quelle sono il cervello della gente che si è rotta le scatole.
e che naturalmente oggi sta cominciando a passare col conapo con le tessere? No, a passare col conapo con l'idea. E quindi voi, cari colleghi sindacalisti, adesso mi rivolgo a voi, cari colleghi sindacalisti, cosa siete a fare qua? Gli interessi dei lavoratori o gli interessi degli operatori della sicurezza, vigili del fuoco? La risposta non la date a me, datela ai colleghi che vanno, perché noi, io per primo sono in distacco sindacale, ma quei colleghi che vanno a rischiare la vita, che escono fuori dalle caserme, non sanno se tornano, quei colleghi che vengono fuori da Capannelle con tante tessere sindacali, però con zero formazione sulla pubblica sicurezza, quasi zero formazione di polizia giudiziaria, quasi zero formazione di polizia amministrativa, pochissima prevenzione incendi. Andiamo a dirlo a loro quando usciranno in partenza, che rischieranno la vita, non con una pallottola, magari con un'infezione o un batterio o qualsiasi cosa legata al fumo, fra 20 anni. Andiamo a dire a loro, se li chiama il magistrato e che non sono stati sufficientemente in grado di rispondere alle chiamate di attività di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia amministrativa e prevenzione incendi. Andiamo a dirlo a loro, andiamo a dirlo al cittadino, se noi non diamo un servizio di soccorso tecnico urgente e di pubblica sicurezza per quanto di competenza all'avanguardia del 2017. Ricordiamocelo, cari colleghi sindacalisti, che gli attentati non convenzionali sono compito dei vigili del fuoco. Spieghiamolo ai cittadini e alle famiglie che percepiscono uno stipendio inferiore, ma il rischio per i loro familiari è altissimo. Quindi vogliamo fare i sindacalisti dei lavoratori? Io voglio fare il sindacalista degli operatori della sicurezza, vigili del fuoco. Ciao ragazzi, forza Conapo, l'unica soluzione, l'unica salvezza per i vigili del fuoco.